sono Carla e questo è il mio canale. Oggi siamo qui con il video dei preferiti di aprile. Carla, siamo a metà maggio Carla, però non ho avuto assolutamente tempo di registrare questo video né di registrare alcun tipo di video perché sono stata presissima da esami, da impegni, un casino insomma, quindi questo era l'unico momento disponibile per registrare questo video, anche se è metà maggio, fa lo stesso, cosa ce ne importa, sono comunque preferiti di aprile. Direi, senza perderci in troppe chiacchiere, di incominciare subito. Sarà un video preferiti random perché, visto che sono in ritardo, questo mese non posso farne due distinti, random e beauty, quindi sarà random e beauty insieme. Iniziamo col beauty, in cui non ci sono tantissime cose questo mese perché mi sono truccata veramente poco. È stato più il tempo in cui sono stata a casa disperata, struccata, in pigiama, sotto il letto a piangere, no vabbè, piangerò, però disperata sì, per gli esami, quindi non mi sono truccata tantissimo. Amore della mia vita è assolutamente il Better Than Sex di Too Faced, questo mascara è fantastico ragazzi, ve ne ho già parlato mille volte, questa è la seconda volta che lo ricompro, non riesco a farne a meno, assolutamente, è troppo troppo bello, fa delle ciglia veramente che sembrano dei pavoni. Carla, queste similitudini, ma dove ti vengono? Mi piace veramente tantissimo, non riesco a farne a meno, perché quando utilizzo un altro mascara dico no, però non mi piace l'effetto, perché ormai sono abituata a questo e niente, non ne riesco a trovare uno simile. Scoperta delle scoperte, ragazzi, questo correttore di Catrice, prezzo 3-4 euro, uno dei migliori correttori che io abbia mai provato. Avevo sentito delle buone recensioni su YouTube, sui blog, però non pensavo fosse veramente così buono. È molto molto simile al Naked di Urban Decay, che io ho adorato, ho finito in pochissimi mesi perché utilizzavo solo più quello. Copre benissimo le occhiaie o anche i brufoletti, va in luce la zona, mi piace veramente veramente tanto, non pensavo, non mi aspettavo un prodotto di una qualità così alta, e anche waterproof c'è scritto, questa cosa mi interessava perché ho detto se waterproof vuol dire che dura tanto, infatti dura tanto, insomma questo è il Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer. Ultimi due prodotti di make up e poi passiamo ad altre categorie, sono questi due rossettini di Wet n Wild. Non compravo rossetti di Wet n Wild da circa un anno, infatti tutti i colori che avevo nella mia make up collection erano dei colori sparaflashati, perché l'anno scorso era l'anno dei colori flash. Girovagando su internet ho scoperto che dall'anno scorso sono usciti dei nuovi colori, fra cui questi due che mi hanno subito colpito perché sono i tipici colori che utilizzo in questo periodo alla Kylie Jenner. Questi colori mattone, questi colori nude un po' più scuri rispetto alle tue labbra, cioè il colore delle tue labbra ma meglio, c'è un detto in inglese ma non me lo ricordo, qui diciamolo in italiano perché siamo italiani. E quindi li ho presi e si è riconfermata la mia teoria che questi rossetti di Wet n Wild matte sono fantastici, perché hanno dei colori innanzitutto bellissimi, una varietà veramente enorme, non so quanti colori ci saranno, penso 20, 30, forse esagero, non lo so. Il prezzo è bassissimo, la tenuta è al top, che cosa vogliamo di più? Questi in particolare sono lo... non so, c'è un codice fiscale, che è? E913C... Sandstorm, e l'altro è 914C Mocalicious. Raga, si vede che era un po' che non registravo perché sono più scema del solito, ma mi diverte far video, quindi io rido, ma io rido sempre, figuriamoci quando faccio un video. Sezione make-up finita, passiamo alla sezione skincare. Mi hanno veramente colpito questi due prodotti che mi sono stati inviati da questa azienda che non conoscevo finora. Si chiama Kirei, è una marca che fa prodotti biologici, naturali e made in Italy, soprattutto, molto importante, sono prodotti in Italia. I prodotti che mi hanno colpito di più sono questi due, uno stick labbra, quindi un balsamo labbra, e una crema viso. Questa crema viso l'amo, ve lo giuro, mi piace troppo. Devo provare ancora il deodorante che mi è stato inviato, però il deodorante non l'ho ancora provato, quindi vi farò sapere in seguito. Ho provato questi due prodotti, è stato amore, ve lo giuro, mi piacciono da morire e sono felice di aver conosciuto questo nuovo brand che appunto non conoscevo, quindi mi fa piacere farlo conoscere anche a voi se eventualmente non lo conoscete. La crema viso è aloe vera più elicina, quindi bava di lumaca. Non avevo mai provato nulla a base di bava di lumaca, però mi interessava molto, mi incuriosiva molto perché ne avevo sentito sempre parlare molto bene.
Top ragazzi, e amore, perché idrata benissimo la pelle, va a dare proprio una bella idratazione, però è leggerissima, ha una texture veramente leggera e io adoro questa caratteristica delle creme perché odio le creme che rimangono appiccicose. Quindi questa si può utilizzare tranquillamente sotto il trucco come base per il trucco, perché appunto si riesce subito a passare sopra il fondotinta senza dover aspettare degli anni. Ci sono delle creme che ho provato, soprattutto naturali, che rimangono appiccicose per una vita e mi danno fastidio onestamente, infatti quelle le uso alla sera prevalentemente, mentre questa, nonostante sia naturale, asciuga subito, quindi top, l'adoro. Stesso discorso vale, dov'è? Per lo stick labbra. Allora, questo è lo stick labbra aloe e hyaluronic acid. Allora, questo qui, innanzitutto, parliamo dell'odore, perché sapete che io sono ossessionata dall'odore di burro cacao, perché mi piace l'odore del burro cacao, non mi piacciono le profumazioni che vanno ad alterare il normale profumo del burro di cacao, e questo ha quell'odore fantastico che io adoro. Tralasciando però l'aspetto olfattivo, diciamo, va ad idratare benissimo le labbra e al mattino mi ritrovo le labbra belle idratate, pronte per i miei rossetti, quindi top top top. Sotto nell'info box vi lascio il link di questo brand, del sito di questo brand, della pagina Facebook, così se non lo conoscevate ancora potete andare un po' a sbirciare tutti i prodottini. Passiamo a qualcosa di completamente diverso, cibo, perché a noi piace mangiare, ci piace, anche se estate fa lo stesso, chi se ne frega della dieta, io mangio sempre e comunque, e quindi parliamo di cibo. Ah, ho scoperto questo, top, veramente. Ero a fare la spesa e ad un certo punto ho visto la sezione Sake Bon, sapete, no? I Sake Bon, quei noodles che si fanno tipo con l'acqua calda, li ho mangiati tantissimo l'anno scorso fino a che non mi è venuta la nausea perché ne ho mangiati veramente troppi. E quindi li ho abbandonati, non li ho più presi. Però ho scoperto che hanno fatto anche il riso, ragazzi. Quindi adesso incomincio a mangiare il riso, sai che buon, finché non ne avrò la nausea. Ci sono diverse tipologie di riso. Questa è la versione Spagna, poi c'è la versione Cina, c'è la versione Italia e Marocco. Allora, Marocco è terribile, il couscous... No, proprio non mi piace per nulla, l'ho provato l'altro giorno ma l'ho dovuto lasciare perché proprio non mi piaceva. Ma probabilmente sono io il problema, cioè probabilmente a me non piace il couscous perché effettivamente non l'avevo mai assaggiato per bene e non mi piace proprio. Questo però ragazzi, la Spagna è troppo buona, è troppo buona. Sì Carla, non la Spagna è buona, la Spagna è bella magari, però la paella è buona, la paella. La paella è veramente buona, ne viene fuori tantissimo, viene fuori veramente tantissimo riso. Quando non si ha tempo, quando non si ha voglia di cucinare, o comunque vostra mamma non ha voglia di cucinare, perché per fortuna io non cucino ancora, perché altrimenti sarebbero guai per me e per chi mi sta intorno. Questo in 5 minuti, in microonde, fatto buonissimo. Ho provato anche Italia, che è il riso ai funghi, buono. Anche se a me i funghi non fanno impazzire, però buona. Devo provare ancora Cina, il riso alla cantonese. Penso sia buono quello. L'unica cosa è il couscous che proprio non mi è piaciuto. App del mese. App del mese è un giochino che mi fa sclerare completamente. Si chiama Piano Tiles, Tales, Tiles 2. È praticamente un gioco in cui suoni il piano schiacciando i pulsanti che ti dice, soltanto che va sempre più veloce, quindi a un certo punto ti si incrociano gli occhi. Bellissimo, però fa sclerare. Gioiello del mese è assolutamente questa collana, ragazzi, guardate quanto è bella, la sto indossando veramente tantissimo in questo periodo, che mi è stata inviata da questo artista che si chiama Fabio Masotti. È assolutamente un artista, perché crea delle opere stra di design, dei quadri magnifici con dei cuori argentati. Io vi prego di andarli a vedere perché sono veramente una cosa spettacolare, ma probabilmente ve li metto anche qui. E crea anche questi gioielli molto basici di design, appunto essendo un artista, e mi fanno impazzire. C'è questo accetto che si può regolare, quindi si può rendere la collana più lunga e più corta. Adesso io la indosso e mi piace da indossare lunga personalmente. Bella, 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 bella. Come vi dicevo, sotto nell'info box vi lascio il link del sito di questo artista, così potete vedere sia le opere, i quadri, sia i gioielli. Finiamo con l'ultima categoria, ovvero quella dei telefilm. Ne ho visti ben 3 ad aprile e nel mese attuale, ovvero quello di maggio, ne sto guardando altrettanti, quindi adesso vi dico quelli di aprile. Ho visto Fuoco Amico,
Eroe per amore dovrebbe essere il sottotitolo, che è il telefilm che hanno dato su Canale 5 con Raul Bova e Megan Montaner, che è assolutamente una fra le mie attrici preferite spagnole, perché ha fatto dei film che mi piacciono tantissimo, no? Dei telefilm. Film non mi ricordo, comunque ha fatto anche Il Segreto, però quello non mi interessa, perché lo odio, io vi giuro, odio Il Segreto, ogni volta che sento la sigla per tele mi viene male, o anche La Vita, madonna, perché, perché, siete le film, spiegatemi. L'altro film di Megan Montaner che mi è piaciuto da morire è Senza Identità, Senza Identità 1 e Senza Identità 2, top, sono bellissimi veramente quei telefilm, e adesso questo qui mi è piaciuto molto, pieno di suspense, di azione. L'altro giorno è finito e io tipo ero, what, datemi subito la seconda serie, anche se chissà quando la faranno, perché è finita in un modo allucinante, del tipo, oddio, adesso cosa succede? Poi ho visto Ascension su Netflix, che è un telefilm di soltanto 6 puntate, quindi bellissimo, finito subito, molto carino, parla di un esperimento per cui mandano delle persone nello spazio per 100 anni, e vabbè, non vi dico altro perché altrimenti vi svelo tutto, guardatelo perché sono 6 puntate, ci sta. E poi ho guardato Jessica Jones, che sì, mi è piaciuto, delle scene un po' troppo crude, però mi è piaciuto nell'insieme. È un telefilm della Marvel e racconta appunto di questa ragazza che da piccola scopre di avere dei superpoteri, fa l'investigatrice privata e insomma, non sono capace a descrivere telefilm, magari andate a vedere la descrizione su internet. E niente, io detto questo vi saluto, vi mando un grossissimo bacio, spero che i miei preferiti vi siano piaciuti, raccontatemi un po' le cose che avete preferito fare durante il mese. Ah no, vi devo raccontare assolutamente ancora una cosa, evento del mese, concerto di Mengoni, raga, top, bellissimo veramente, è stato fantastico, è stata la prima volta in cui sono andata ad un concerto di Mengoni e sono arrivata all'ultimo, perché io di solito andavo dal mattino, mi accampavo, stavo lì fino alla sera per avere la prima fila, le mie amiche l'hanno fatto, erano in prima fila, io ero un po' più dietro, ma neanche più di tanto, devo essere sincera, cioè il concerto iniziava alle 9, io sono arrivata alle 9 ed ero tipo in terza fila, laterale ovviamente, non in mezzo, però cioè top veramente, ho visto tutto benissimo, concerto fantastico, lui fenomenale, una scenografia wow, basta, ho finito le parole, ho finito gli aggettivi, vi mando un grossissimo bacio, alla prossima, ciao!